70.000 persone, due grandi squadre, Fiorentina e Cagliari le più forti del momento, un arbitro internazionale, Concetto Lobello. Alla quinta giornata uno degli appuntamenti più grossi nella storia di questo campionato. Fiorentina è imbattuta dalla quinta giornata del campionato scorso. Il Cagliari, secondo, distaccato di un punto dalla squadra viola. Si diceva alla vigilia che avrebbe vinto la squadra più salda nel gioco e nei nervi. Ha vinto il Cagliari. L'Obello oggi festeggiava quasi un primato, quello delle 261 partite arbitrate. I guardaline negli spogliatoi gli hanno perciò consegnato una medaglia d'oro ricordo. Si entra in campo sereni, ma il nervosismo affiora abbastanza presto. Due minuti e Rizzo viene atterrato con questo sgambetto, punizione senza esito, ma Fiorentina subito meno mata perché Rizzo risentirà della botta al braccio sinistro. In serata una radiografia ha escluso fratture. Che il Cagliari sia pericoloso lo si vede dopo 7 minuti. Punizione di Nenè, testa di riva e gol. Ma l'arbitro annulla per carica al portiere. Lo stesso Riva, tre minuti dopo su punizione, obbliga Superchi a un intervento difficile. La Fiorentina si spinge in avanti, c'è un fallo sui Longoni e la punizione di Rizzo viene respinta corta da Albertosi, libera Martiradonna. E al quarto d'ora la Fiorentina potrebbe andare in gol con Chiarugi che sbaglia solo nella conclusione. La partita fin qui è sostanzialmente equilibrata. Al ventesimo c'è questa spinta di rizzo al terzino gignoli. L'arbitro decreta il rigore, a molti sembrato eccessivo. Ecco l'azione del fallo e il rigore realizzato da Riva. Il nervosismo aumenta, ripicca in campo, azioni spezzettate. Lobello cerca di tenere in pugno la situazione. Sul piano della cronaca e su quello tecnico, meglio sorvolare e passare al secondo tempo. E nel secondo tempo la partita sembra promettere a sé meglio. Si copre il Cagliari e si affida al contropiede. La Fiorentina incomincia a premere sperando di raggiungere gli avversari, ma deve fare molta attenzione, perché il lavoro di spola di Domenghini, sorretto dalla intelligente interdizione di Nenè, dagli slanci improvvisi di cera, sono un pericolo con Riva scattante su Anipalla. Al settimo, tuttavia, la Fiorentina ha una bella manovra, la Chiarugia desisti, scambio con Amarildo, gran tiro e gran parata di Albertosi che de continua a premere la Fiorentina al nono Merlo va a terra lo bello è per la simulazione di fallo e lo ammonisce al dodicesimo da Desisti a Chiarugi e ancora Albertosi in evidenza su un tiro dell'ala ecco, è il diciannovesimo una bella dimostrazione del contropiede del Cagliari apertura di Cera sulla destra per Riva soltanto una grande parata come quella di Superchi evita il gol replica Riva e risponde ancora con un bel intervento Superchi al ventitreesimo al venticinquesimo esce Merlo ed entra Mariani. Il Cagliari ora sta completamente coperto e al ventinovesimo lunga mischia risolta da Albertosi. Il gioco non cambia faccia. La Fiorentina preme, ma il Cagliari controlla con vigore e con lucidità le azioni spesso confuse degli avversari. In seguito ad una discussione per un fallo di mano di un difensore cagliaritano, protestano i Viola. Gioco fermo, si incomincia con i calci e si finisce a pugno. Lo sport. Amarildo e Martina Donna sono di già amici, anche se espulsi. Al 41esimo, ecco Esposito, stretto fra Riva e Nenè. Il pubblico è per il rigore. Lo bello è per il calcio a due in area. E subito dopo, l'azione del gol di Chiarugi, annullato per fuori di posizione di Mariani. È lo sfortunato pelo nell'uovo, sfortunato per parte viola, colto da un arbitro che ha visto tutto. Anche noi dall'alto avevamo avuto una diversa impressione sul comportamento di Robello. La muviola gli ha dato ragione. Se dovessimo entrare nel merito potremmo dire che c'è stata una severità eccessiva nel decretare il rigore che ha propiziato l'unico gol, quello decisivo, per il Cagliari. Un Cagliari che ha vinto contro una squadra che non avrebbe meritato di perdere.